il lavoro non è una funzione di Stato. Prima abbiamo visto che cosa significa funzione di Stato. Per esempio, l'energia interna di un gas è funzione di Stato. E anche la sua differenza, cioè la differenza di energia interna UB-UA, quindi delta U, è una funzione di Stato, perché non era importante la particolare trasformazione, che poteva essere addirittura irreversibile, quindi non neanche ben definita. L'importante è che erano definiti gli stati iniziale e finale. La variazione di energia interna a quel punto è definita indipendentemente dal tipo di trasformazione che il gas segue per andare da A a B. Quindi è una funzione di stato o tutto ciò che dipende soltanto dagli stati estremi, iniziale e finale, e non è, diciamo, indifferente al tipo di trasformazione che il gas segue per andare dallo stato A allo stato B. L'energia interna, abbiamo visto, è una funzione di stato. La sua differenza delta U è una funzione di stato, perché non importa il tipo di trasformazione eseguita, la variazione di energia interna è sempre quella, a parità di stato iniziale e finale. Il lavoro invece non è una funzione di stato, perché, come vediamo bene in queste due figure, a parità di stato iniziale e finale, stesso A e B nelle due figure, però il lavoro compiuto dal gas è diverso nella prima trasformazione, oppure nel caso della seconda trasformazione. Nella seconda trasformazione il lavoro è minore, quindi il gas fa meno lavoro. Del resto è anche intuitivo che faccia meno lavoro, perché il gas si sta espandendo con valori di pressione minori rispetto al primo caso. Qui il gas si espande con valori di pressione maggiore, quindi spinge di più contro il pistone e perciò compie più lavoro. L'area è diversa, l'area è maggiore qua, minore di là. Quindi il lavoro non è funzione di stato. Non ha senso dire quanto è il lavoro del gas tra A e B se non si specifica anche la particolare trasformazione eseguita. Dunque, in conclusione, il lavoro compiuto da un gas in una trasformazione dipende non solo dagli stati iniziale e finale, ma anche dalla particolare trasformazione eseguita dal gas.